giorni per pulire il mondo. L'iniziativa nazionale di Legambiente, giunta alla 27esima edizione, arriva all'Aquila e ha coinvolto in una bellissima giornata iniziale al Parco del Sole più di 200 studenti di ben 4 circoli didattici. Una tematica molto importante, quella dell'ambiente, il cui rispetto va insegnato innanzitutto alle giovani generazioni. Da oggi e per 3 giorni ci saranno momenti dedicati alla pulizia condivisa dell'Aquila e frazioni, anche grazie alla collaborazione di 10 associazioni locali. Hanno aderito alla giornata il Comune con l'assessorato all'ambiente e l'SM. Abbiamo inteso allargare rispetto agli anni precedenti questa manifestazione inserendo non solo la città dell'Aquila ma anche le frazioni, coinvolgere quindi l'intero territorio comunale. Nelle giornate di domani e dopodomani 10 associazioni opereranno sia sulle frazioni che nel centro della città. Non è soltanto un modo per pulire delle aree ma anche per ribadire alcuni concetti fondamentali per la Legambiente, che sono quelli dell'integrazione sociale, dell'eguaglianza sociale e del mantenimento dei beni comuni. Per i più piccoli è stata una giornata all'insegna del divertimento e dell'educazione ambientale, anche grazie allo spettacolo prodotto dal Teatro dei 99, grazie ad SM e ANCI CONAI, che ormai da 2 anni viene portato in scena nelle scuole. Riciclo, differenziata, in modo simpatico, scherzoso ed autentico, vengono insegnate ai ragazzi le nozioni principali per il rispetto dell'ambiente in cui si vive. I bambini sono stati coinvolti anche in una speciale caccia al tesoro alla ricerca dei rifiuti, che poi, muniti di guanti da lavoro nel kit consegnato loro da SM, hanno differenziato. Perché così le persone del domani potranno stare senza plastica e senza alluminio e roba del genere. Un ambiente pulito. È una cosa molto bella per noi e per gli altri. E per altri, anche gli animali ovviamente. A scuola che cosa avete imparato? Abbiamo imparato che dobbiamo iniziare a riciclare le cose, perché così un domani tipo i nostri figli avranno un mondo più pulito di come ora. Senti, cosa state facendo adesso? Stiamo cercando di ripulire il parco. Una caccia al tesoro, vi state divertendo? Sì. Per avere un ambiente pulito e un mondo pulito. Vincenzo, perché è importante questa giornata secondo te? Per fare la raccolta differenziata e non inquinare l'ambiente. Vi state divertendo con i compagni? Che cosa state facendo? Una caccia al tesoro? Cosa dovete trovare? Dobbiamo trovare i vari rifiuti e poi raccoglierli e metterli nei appositi cestini. Tu quindi già sei consapevole, già sai fare la raccolta differenziata? Sì, sì.